Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi, sì, lo so di nuovo, sono qua a farvi un mega unboxing di candele bellissime, 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 perché come al solito ho un tantinino esagerato, no, però sono davvero belle e non vedo l'ora di farvele vedere, si parla di tanti fandom, quindi insomma credo che sia il momento di farvele vedere, bando alle ciance. E anche questa volta si tratta di Cozy Corner Candles, che vi ricordo è uno shop italiano che fa candele a mano, 100% vegan, e che sono ispirate a serie young adult fantasy, ma non solo, come vedremo poi dopo, insomma. Allora, come vi dicevo, ho un po' abbondato. Tra l'altro, questo l'ho aperto giusto per vedere l'impacco, e questo invece è ancora chiuso, quindi proprio abbiamo delle bombe a mano, così. Le candele, quando le aprite, le trovate in questo modo, quindi sono super sicure e vi arrivano 100% intatte, insomma, non rischiano niente. Ovviamente tutti i link di Cozy Corner e il mio codice sconto, che è Cozy Fiction, lo trovate giù nell'info box in caso vogliate acquistare. E insomma, comunque adesso prendo anche un paio di forbici perché, come vedete, è praticamente una bomba da disinnescare queste, quindi non è facile farlo a mano, soprattutto io che non sono in grado di fare nulla. Quindi prendo le forbici e pian piano le apriamo una per una. Allora, come vi dicevo, le candele sono super imbottite, quindi non potrà succedere assolutamente nulla alle candele. E quelle che vi sto per andare ad aprire fanno parte della limited edition della Summer Collection, e che in realtà dovrebbero essere già tipo tutte sold out, ma fonti attendibili del ministero, ovvero direttamente Clarissa di Cozy Corner, mi dice che quando lo shop riaprirà appena lei torna dalle vacanze, qualcosina potrebbe essere ancora disponibile sullo shop, quindi magari di quello che vi faccio vedere oggi non sarà tutto già sold out, ma forse qualcosina sarà ancora disponibile, quindi insomma io ve li faccio vedere e poi dopo, come sempre, fate i vostri calcoli. Allora, con enorme sforzo sono riuscita ad estrarla e sono molto felice di farvi vedere la prima candela, che si chiama Mystical Cape Swat, tratto dalla serie di The Raven Boys di Maggie Stiefvater. Prima di aprirla vi leggo ovviamente quello che vedo, che c'è Ley Line nel micro box, che ovviamente se avete letto The Raven Boys tutto torna, e l'odore di questa candela è Jasmine Sambac Antique Amber, qui è Cashmere Woods, adesso la apro. Il colore è questo verdino, molto, mamma mia, il profumo si mette da qua. Questa è veramente buonissima perché ha delle note, non so come dire, si sente molto la parte foresta, ecco, però allo stesso tempo è molto dolce, molto, sembra molto floreale, quindi forse il jasmine abbinato a questo Antique Amber e insieme a Cashmere Woods è perfetto, è veramente buonissima, quindi questa già balza tra le mie preferite. E poi sarò molto felice di farvi vedere questa, che è già la mia preferita, che è Lost Island, ispirata alla serie di Lost. Lost è proprio la mia serie TV preferita di sempre, è una religione, se escludiamo l'ultima puntata, anche l'ultima stagione, vabbè, comunque, insomma, Lost per me è qualcosa di così, quindi sono veramente, non potevo non prenderla. Nel riquadro, quello piccolino, c'è scritto Life, Death and Rebirth, e l'odore è Sea Salt, Rugged Cliffs e Earthy Sage. E ha questo colore tra il verde e il blu, quindi ovviamente siamo sempre in colore molto marino, e l'odore, che è molto diverso rispetto a questo, è molto tenue e si percepisce benissimo la parte di sea salt, ok? E però c'è anche una nota un po' più erbosa, qualcosa di un po' più fresco legato invece alla terra, quindi ah, veramente buonissima, cioè questo, vabbè, nel senso, non poteva andare male con questa candela, è perfetta, cioè proprio, sono così contenta, non lo vede più nessuno Lost, sono molto triste. Vado avanti, vi faccio vedere altre due candele che in realtà io non mi aspettavo, quindi queste sono un regalo, e sono tratte dalla serie di To Kill a Kingdom, che io non ho letto.
8, e una è Heartless Lyra e l'altra invece è Implacable Alien, Alien, non lo so, non l'ho letto. Una è un Siren Killer e l'altro invece è Princess Pain. Water Lilies, Sticky Honey, Limes and Rum per Lyra, invece Sea Storm, Tangerine, Rock Rose per Alien. Allora, questo sa un po' da dopo barba per uomo, ma leggermente agrumato. No, anche più floreale che agrumato, però con una punta, cioè è veramente buono. Devo dire buono, è un profumo che rispecchia un personaggio maschile e anche anche l'ambientazione marittima. Quindi io non ho letto la serie, non ho letto il libro, però non so, è molto buona la candela, quindi insomma, not bad. Invece Lyra, che sa di Water Lilies, Sticky Honey, Limes and Rum, è molto dolce ma non fastidiosa. Io ho un problema con gli odori dolci, perché c'è questa nota con il lime che attutisce e il rum che rende anche un po' alcolica questa cosa ed è buonissima. È veramente buona perché alla prima zaffata ti arriva il dolce ma poi si dissipa ed è super buono. Ma poi andiamo ad aprire tutta questa roba qui. Io spero di non fare danni, ragazzi, non sono in grado di non farli. E la prima cosa che tiro fuori, l'ho ripulita, è questo che è Hidden Mariko, ovvero la protagonista di Flame in the Mist di René Adier. Io ho anche già acquistato Smoke to the Sun, ma ancora non l'ho letto, quindi presto rimedieremo. Comunque abbiamo Hidden Mariko, che fa parte del Hattori Clan, e l'odore di Orange Blossom e Mei Chang. L'odore è, sto cercando di non sentire l'odore, il colore della candela è questo teal, molto bello, che richiama anche proprio perfettamente l'etichetta. Infatti è molto bello, l'etichetta è meravigliosa, una delle mie preferite fino adesso. No, ed è buonissimo perché ha questo odore, sa di tè, molto agrumato, molto profumato. Questo se l'accendete avete finito di vivere perché state tutto il giorno così. È buonissimo, Mariko è veramente buonissima e davvero è una delle mie label preferite perché è proprio bella così. Molto più colorata, ha meno elementi, magari più semplice rispetto a tante altre, però è veramente bella, quindi... Ok, e insieme a Mariko non poteva che arrivare anche Okami. Allora, che si chiama Undercover Okami, che invece lui fa parte del Black Clan. Siamo sempre dentro Flame in the Mist, che tra l'altro ve lo suggerisco tantissimo. Allora, l'odore è Honsho Wood, Wormstone e Cold Mint, quindi è molto adatto. Ovviamente giallo, come l'etichetta, anche in questo caso si riprendono. Sono molto belle, cioè molto molto adatte queste due etichette. Allora, l'odore si sente la menta, è non so come dire, è molto tenue, cioè nel senso che non ha dei toni molto forti come magari le altre, è molto più rotondo come tono, però è molto buono, perché ha queste note di menta che però colpiscono qualcosa di un po' più, non saprei come dire, più caldo. È molto strano ma in positivo, in qualcosa che non ti aspetti. Approvatissima, mi piace molto molto molto, quindi insomma si aggiungerà alla collezione. Adesso tra l'altro dov'è? Flame in the Mist è qua, che non c'è spazio, quindi siamo già nei casini. Ma poi arriviamo alle ultime tre, che sono davvero felice di avere, perché tra l'altro era una delle uscite che attendevo di più, e come tutte le uscite che attendi di più, ma non hai tempo, non l'ho ancora letto, quindi mi vergogno moltissimo. Ma stiamo parlando di tre candele ispirate a An Ember in the Ashes di Sabatair. La prima che vi faccio vedere è Laia, anzi Fearless Laia, che fa parte degli Scholar, ovviamente. Il suo colore, il suo sapore è Blackberry Jam Brown Sugar. Ha questo colore terroso, però vinaccia quasi, ma è strano, tenue. L'odore si sente, ve lo giuro, da qua. E si sente il brown, cioè si sente qualcosa di dolce, quindi sia la jam, cioè la marmellata, che il brown sugar, però anche quasi di cherry insieme al blackberry.
È molto buona, dolce, ma anche in questo caso non estremamente. Io non, ripeto, non mi piacciono gli odori tipo bubblegum, super fragoloso, che non li sopporto. Questo è veramente bello, poi è molto adatto, c'è questa duna nel deserto che, insomma, per chi ha letto la serie e chi non l'ha letta la deve fare, lo deve fare. Chi l'ha letta, ovviamente, cioè, la troverà super adatta, secondo me. Passiamo all'altro personaggio femminile della serie, nonché anche il mio preferito, perché povera Elena, stiamo parlando di Ellen con Fierce Helen, e in questo caso lei è un Mar. Allora, in copertina vediamo questa maschera, cioè questa cosa metallica che dovrebbe riassomigliare alla maschera che portano tutti i Marshall, e l'odore invece è di rispallida Sour Orange Arabian Jasmine. E l'odore è grigio, cioè è proprio perfetto, cioè Elena è lei, cioè grigia come la piega. Questo è ufficialmente il mio nuovo odore preferito anche, perché c'è un qualcosa che mi ricorda anche l'ambra, anche se non c'è l'ambra, però fruttato, anzi sembra proprio un profumo, che al momento non riesco, cioè sembra Gucci quasi, ma neanche. Vabbè, comunque l'odore è buonissimo, cioè batte qualsiasi cosa io abbia mai annusato fino adesso. E si sente jasmine meno la sour orange, forse è la cosa che dà un po' di. Non lo so, però è buonissimo, cioè l'odore è proprio il mio preferito. Magari dopo vi faccio anche un po' una classifichetta di tutto. E infine non poteva che esserci anche Victorious Elias, perché il motto anche della sua casa è Semper Victorious. Elias è un Marshall, anche lui in questo caso nell'etichetta c'è. L'odore sa di citrus, black cardamom, ebony wood. Molto adatto a questi scintilli, a questi lapilli di fuoco che si vedono in copertina, che è molto adatto a un personaggio come Elias. E l'odore è molto maschile, però non forte come magari un Elian che so. No, è come odore ha la stessa caratteristica che aveva Okami prima, cioè ovvero non è uno di quelli molto forti, strong che ti arriva subito tipo Colonia o dopo Barba, un po' troppo forti. Però ha questa punta che secondo me è data dal cardamomo. No, che si mescola a questo odore agrumato molto buono ed è super buono anche questo. E non è fortissimo, cioè non è una cosa aggressiva, anche se poi l'odore persiste e si sente, cioè calcolate che io non sono un'esperta di profumi, però cioè, per farvi capire ci sono odori che sono veramente molto pungenti e insomma arrivano proprio subito, altri che invece sono più delicati, però ciò non implica che non persistono, che non siano comunque percepibili, anzi tutt'altro, però hanno ovviamente un impatto molto più delicato sul nostro naso. E niente, quindi ricapitolando, io ovviamente vi ho fatto vedere anche nel dettaglio tutto perché secondo me sono meravigliose, come sempre. Vi ricordo che sono fatte in Italia, sono 100% vegan, sono cera di soia, sono fatte a mano, quindi insomma è una cosa secondo me super pregevole, costano 8 euro l'una, però con il mio codice avete un piccolo sconto. E niente, quindi allora adesso vi dico le mie preferite, sicuro. Allora, a livello di etichetta, sicuramente Okami e Mariko, ma ovviamente per cuore anche Lost e Cape's Water. A livello di odore, assolutamente Cape's Water e Helen mi hanno stupita. Proprio sono odori che magari. No, vabbè, qua c'è l'ambra, che io sono molto amante dell'ambra come odore. Comunque, in entrambi. Ci sono delle combinazioni molto particolari, molto stratificate, che secondo me sono eccezionali, sono davvero contentissima, insomma. Quindi niente, io vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link a Cozy Corner Candles, potete usare il mio codice Cozy Fiction per un po' di sconto. Ricordatevi che quando riapre ci saranno tante sorprese, anche la Summer Collection di cui fanno parte Cape's Water e Lost, che vi ho fatto vedere prima.
anche se erano solo una edizione speciale, potrebbero essere ancora disponibili se volete accaparrarvi. Quella che presenta anche altre etichette. Insomma, io come sempre spero di avervi intrattenuto in questi pochi minuti di video. E insomma, fatemi sapere se qualcosa che vi ho fatto vedere vi interessa. Come solito, Cozy Corner fa danni perché ci fa spendere tutti i soldi che abbiamo perché sono troppo belle queste cose. E niente, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!